Buonasera a tutti, oggi parleremo della riforma della prescrizione, una norma che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2020 che mette chiaramente in preoccupazione parecchi professionisti. Io qui ho la fortuna di avere due importanti avvocati penalisti del Foro di Palermo, ve li presento immediatamente l'avvocato Antonio Tito e l'avvocato Stefano Giordano con i quali cercheremo di affrontare questo Buonasera. tema importantissimo. Io per la verità era un tema che non avevo mai voluto affrontare, proprio perché lo ritenevo eccessivamente importante e credevo che eh, si trovasse una soluzione a livello nazionale, visto appunto poi le, eh, diciamo, le difficoltà che, che ci sono, perché non tutti sono favorevoli a questa norma quest che deve entrare in vigore il primo gennaio. Solo che poi mi ha chiamato l'avvocato Stefano Giordano e mi ha sollecitato una trasmissione in tal senso. Io in poco tempo l'ho richiamato, ho chiamato anche l'avvocato Tito, ma non perché non volessi solo l'avvocato Stefano Giordano qua, ma perché appunto davo questa grossa importanza a questo tema e ho detto più voci lo affrontano meglio ancora è perché dobbiamo essere chiari ed evidente spiegare ai cittadini, ai palermitani che cosa vuole dire questa riforma. Per carità, io non faccio riferimento alle forze politiche, noi sappiamo che è sostenuta. Dal Movimento 5 Stelle mentre è contrastata da tanti altri, ma qua, secondo me, almeno a mio modesto avviso, non è una questione politica, è una questione proprio di, di legge, di civiltà, di cultura. Eh, dobbiamo avere il rispetto eh, sia delle persone sia dei professionisti, insomma, è veramente uno, una cosa complessiva che riguarda tutta la società civile. Avvocato. Beh, è un tema purtroppo devo dire di attualità nel senso che in una società dove si tende sempre di più alla criminalizzazione e alla punitività delle cose si è voluto andare a toccare questo istituto giuridico che è un istituto di civiltà del nostro ordinamento cos'è la prescrizione? La prescrizione è la, eh, il limite di tempo che viene dato per il completamento dei processi che nel momento in cui non dovessero essere definiti entro il tempo stabilito dalle norme di legge si concludono con una dichiarazione di non doversi procedere proprio per intervenuta prescrizione, il trascorrere del tempo. I, terpi, I tempi e i termini della prescrizione vengono, per ciascun reato contestato vengono stabiliti dalla legge. Un reato con carattere di delitto non si prescrive mai prima dei sei anni. Un reato con carattere di natura contravvenzionale si prescrive in quattro anni. Questi sono i tempi base. A questi vanno aggiunti i prolungamenti dei termini di prescrizione stabiliti sempre dalla legge, a seconda se vi sono degli atti interruttivi nel corso della fase del giudizio, preliminare del giudizio, se vi sono delle contestazioni quali la recidiva, cioè il soggetto indiziato. Indagato o accusato di un reato ha già commesso in precedenza altri reati e così via, non sto qui a fare l'elencazione. Certo. Quindi i termini di prescrizione sono dei termini previsti dalla legge che danno all'amministrazione della giustizia ampi margini per poter definire una indagine e un procedimento. Oggi si punta sulla prescrizione partendo dal principio che chi ha consumato un delitto deve pagare. Il principio di per sé è giusto, gli avvocati non hanno mai difeso il delitto, sono soggetti riconosciuti dal nostro ordinamento che difendono il diritto, che è altra cosa. Quindi quando noi parliamo di prescrizione, Dobbiamo parlare certamente di esigenza di arrivare alla conclusione di un processo, ma dobbiamo anche parlare del diritto delle persone di non rimanere indagati o imputati a vita, cioè fine processo mai. Questa riforma che viene proposta e sostenuta dal Ministro Bonafede che entrerà in vigore il primo gennaio come detto. È una non riforma, cioè è la eh, sottoscrizione della fine dello Stato di diritto. Fermiamoci un minuto, così facciamo intervenire pure l'Avvocato Stefano Giordano. Quindi vorrei che anche lui facesse un'introduzione di carattere generale su questo tema, anche per capire quali sono stati gli effetti positivi e negativi, sino adesso della prescrizione, poi entriamo nel merito del, di quello che viene proposto con questa nuova norma. Sì, innanzitutto secondo me vale la pena specificare che la prescrizione in realtà ha un fondamento diverso da quello che poi eh, pubblicamente chiaramente di cui oggi pubblicamente si parla più spesso, di quella che è diventata l'emergenza diciamo, eh, cronachistica anche, no? per cui le Camere Penali hanno giustamente protestato per settimane con astensioni anche molto forti, una maratona anche sulla prescrizione. La prescrizione ha un'origine di natura, diremmo noi penalisti, sostanziale e nasce dall'esigenza e il disinteresse in qualche modo originariamente dello Stato a punire reati di minore varenza eh, diciamo, eh, allarme sociale. Eh, dopo il passare di decenni. Questo è sostanzialmente, tant'è che il codice ROCCO, che è il codice attuale, eh, diciamo, eh, la, eh, livella la prescrizione a seconda della gravità del reato commesso. Più è grave il reato commesso, più il tempo della prescrizione sarà lungo. E quindi gli disinteressa anche da un punto di vista però, diciamo, della generale e special prevenzione, quindi della eh, diciamo, rieducazione del soggetto, ma anche della eh, risposta dello Stato a livello sanzionatorio, di vedere eh, retribuiti, cioè perseguiti dei reati che sono stati commessi molto tanto tempo prima quando già la personalità del soggetto che si è estenuto dal commettere ulteriori reati era diciamo in qualche modo potrebbe essere modificata cosa succede? succede che la patologia del sistema processuale attuale ha fatto sì che il problema si è spostato dal problema di natura sostanziale per cui perché mai si pensava che un processo potesse durare 20 anni 25 anni o quello che dura o che può durare attualmente al problema di natura processuale cioè la patologia del sistema sta in questo, quando si è nato l'istituto della prescrizione non si pensava alla ragionevole durata del processo. La cosa grave è che si pensava che sarebbe, sarebbe anche un processo lungo si sarebbe concluso prima della prescrizione vera e propria. Il fatto è che ormai la prescrizione è diventato l'unico argine alla durata indefinita dei processi e questo è già una prima anomalia perché teoricamente dovrebbero esserci altri istituti che garantiscono l'attuazione di quello che è l'articolo 6, paragrafo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'articolo 11 della Costituzione sulla ragionevole durata del processo, tant'è che un, pro un processo può non arrivare a prescrizione ma essere ugualmente irragionevolmente lungo. Quindi l'ultimo argine che dava la possibilità della certezza dei rapporti giuridici quindi definire la situazione in positivo o in negativo è divenuta, è già di questo per sé è una patologia, è divenuta la prescrizione. Quello che si vuole fare adesso non è una modifica o una riforma della prescrizione, è l'abolizione della prescrizione. Cioè a un certo punto, sia che la sentenza di primo grado sia una sentenza di condanna, sia che, udite o dite, sia una sentenza di assoluzione, la prescrizione si, si blocca e quindi i processi dureranno in maniera indefinita. Anche il più semplice processo per abusare di diritto. E questo è francamente intollerabile perché diventa una situazione di processo kaffiano, mostruoso in cui lo Stato fa il e il soggetto e i diritti del soggetto non valgono più assolutamente nulla. È una situazione quindi, questa che è un, un penalista che vive in prima persona. è entrato ma anche... direttamente nel merito. Insomma, questa riforma a voi non mi convince assolutamente. No, 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 no precisiamo. Quindi... Non è che non convince noi, questa non è una riforma. Questo è lo stravolgimento dello Stato di diritto. Questo eh, provvedimento, supportato dal ministro Bonafede, è un provvedimento che mette un soggetto che per sua sventura si trova ad essere invischiato in una vicenda che necessita di un approfondimento giudiziario a rimanere penalizzato a vita potenzialmente. Il che significa che chi ha l'avventura di incappare in queste forche caudine, se deve andare a presentare una domanda di concorso, deve dichiarare di avere il carico pendente, venendo penalizzato. Se deve richiedere un'autorizzazione per avviare un'attività, deve dichiarare di avere un carico pendente e viene penalizzato e così via. Quindi questa riforma, lungi dal risolvere il problema del giudizio di colpevolezza o di innocenza di una persona, questa riforma è un macigno che viene buttato pesantemente sulla vita della gente. Però, eh, Voglio chiarire un'altra cosa, dico, senza no, rubare no, tempo. No, 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 no. Si continua a mistificare la realtà e ad informare in maniera falsa e fuorviante l'opinione pubblica, facendo credere che il problema della durata del processo con la prescrizione consente la non punibilità o per, fa pervenire alla non punibilità. Questa è una bugia grave che viene propinata alla gente perché in realtà se si arriva alla prescrizione nei processi peraltro di minore gravità, di minore valenza, perché quelli per i reati più gravi, come diceva il collega giustamente, hanno termini talmente lunghi che... Quasi mai si arriva alla prescrizione, a parte che la prescrizione in termini statistici eh, diciamo pesa meno del 10% sui, sul volume globale dei processi. Ma a parte questo, stavo dicendo, si continua a propinare l'idea che si arrivi, a matura, si arrivi a maturare i termini di prescrizione nei processi perché gli avvocati, o gli imputati fanno perdere tempo nelle cose. Allora questa menzogna vergognosa, la definisco esattamente certo. così, che viene profinata alla gente che non conosce come stanno le cose, è la prova provata. Di un retropensiero ah beh, diciamo che da parte di alcuni governi, super... no, i tempi di processi, processi eh. si allungano, le cose chiamiamole con nome, perché questo è uno Stato fuorilegge: c'è che... questo è uno Stato fuorilegge: i tempi dei processi si allungano, intanto perché. Chi deve fare le indagini non rispetta i termini previsti dal codice abbiamo, per il completamento della. È un esempio vivente che è il presidente Giordano, presidente del maxi processo di Palermo, del primo maxi processo di Palermo, che ha portato a termine un processo che era impensabile per la sua enormità certo. di imputati e cose, eppure abbiamo una realtà. Ancora fortunatamente vivente di quello che può essere la giustizia l'efficacia della giustizia amministrata in maniera seria. Non vogliamo fare polemica nei confronti dei no, magistrati. Io, un tempo, non concludere le indagini non è... di 6 mesi, 12 mesi, 18 mesi, 24 mesi nei reati eh associativi no, no, ma e mafiosi. Io vi volevo chiedere un'altra eh, cosa: concludo le mie indagini dopo 4 anni, certo. 5 anni, 6 anni. Eh, prima di attivare all'azione penale sono, è evidente i mezzi che poi ci ma, sono può che essere prima essere non c'erano, con i mezzi che ci sono e che prima non c'erano. Tra l'altro l'importante se, se posso certo, questo spunto no? del, dell'avvocato Tito che ha colto secondo me il punto fondamentale. Sappiamo che proprio statisticamente il 75% dei processi si prescrive durante le indagini preliminari che significa che proprio né il giudice né l'avvocato hanno mai Ancora avuto anno, in mano assalto. completamente il fascicolo. E peraltro, la prescrizione, ipocritamente, diciamo questa riforma della prescrizione, è, diciamo è, no, è voluta è giusta, anche giusta questa precisazione. Da alcuni perché ma... generalmente si parla di processo penale, sì. quindi non considerando il fatto che già c'è un primo procedimento, eh, un procedimento. Esatto. ma la cosa importante è che senza la prescrizione che viene oggi, diciamo, voluta eliminare anche da una parte della magistratura, i magistrati non potrebbero fare il proprio lavoro. Perché le procure, specialmente quelle grandi, hanno un, dei protocolli interni a seconda della gravità del reato, perché molti reati se non si prescrivessero. Sostanzialmente non si potrebbe andare avanti, no, quindi loro hanno Pignatone eh, e ho, fece ho un, un protocollo nel quale si, si stabiliva una griglia i reati dai più, 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 più delicati, dai più gravi a quelli meno gravi, in cui sostanzialmente si diceva voi portate avanti col codice rosso, innanzitutto i reati gravi, e gli altri mandate la prescrizione. Se non ci fosse la prescrizione il sistema collasserebbe cioè, Ma si prevedono 30.000 procedimenti giudiziari in più ogni anno. Cioè, cioè, la, ma c'è l'intasamento delle corti di appello, non Ma, si diciamo, mai ma I magistrati si lo sanno benissimo che è così, eh, ma, cioè, però molti magistrati sono favorevoli, infatti, ci sì, sono eh, questi due fronti eh, tra la magistratura e Ma molti in magistrati, in magistrati genere... sono favorevoli, io penso che i magistrati eh, scontano delle difficoltà oggettive e quindi diventano favorevoli ob torto collo, non per convinzione. Preciso meglio. Se si vuole andare a riformare il processo penale per dare certezza del diritto, allora bisogna cominciare dall'abc. Io dico: 1. L'azione penale non è discrezionale, è obbligatoria. Certo. Quindi qualunque fesseria deve essere oggetto di attenzione da parte della Procura. Della polizia giudiziaria o di quant'altro. Cioè non c'è una cernita delle cose. Questo è un problema eh, più grave. Questo è un problema meno grave. Tutto va a finire lì: dalla lite condominiale, ora è diventato stalking condominiale, sì. alle cose più gravi di mafia, gli omicidi, le stragi, tutto quello che c'è. Uno. Due: i termini delle indagini preliminari pur essendo. Fissati dalla legge, non vengono rispettati. No, poi la e non c'è una sanzione, cioè, se io, pubblico ministero, al termine del termine massimo concesso, due anni, non esercito l'azione penale o non chiedo l'archiviazione come prevede il nostro codice, non succede niente. Non c'è una sanzione su questo. Quindi, io mi tengo il fascicolo sul tavolo, nel cassetto, nello scaffale, per cinque anni e poi dico al giudice, non ho fai mai. presto perché se no si prescrive. Questa è una cosa che non funziona. Aggiungo, <coughs> l'attività ora anche parzialmente di indagine e per molti, molte tipologie di reato di giudicante viene svolta da persone che sono i cosiddetti procuratori onorari o giudici onorari, che a norma della nostra Costituzione non potrebbero svolgerlo, perché le funzioni giudiziarie a norma della nostra Costituzione possono essere svolte soltanto da coloro che abbiano vinto un concorso. Si è inventata questa figura degli onorari per sopperire alle carenze di organico e alla montagna di cose che l'amministrazione giudiziaria deve affrontare, e si è inventata peraltro in violazione di tutte le leggi che valgono per tutti i cittadini, perché questi giudici onorari non hanno certezza di lavoro, è un precariato non hanno contributi, vengono pagati a statistica, certo. io dico, cioè a sentenze o udienze accoglio, che accoglio. fanno, Not. cioè Senti. la macchina giudiziaria. È una macchina che fa che acqua da tutte le parti e anziché no, noi... andare ad intervenire su questo, esatto, questo per è... propaganda questo, va... o per peggio ancora ignoranza, si vanno a toccare va riformata... i istituti che sono invece garanzia di tutti. Eh, scusa, è questo il tema: va riformata la macchina, quindi accelerando tutta una serie di procedure che sono alcune addirittura inutili, dotando di mezzi, strutture persone, gli uffici giudiziari non intervenendo su una sola norma, ma la cosa che mi preoccupa maggiormente e che viene dichiarato dal ministro Bonafede che è disponibile ad incontrare l'8 gennaio le forze di maggioranza per decidere, ma cosa? Se il 1 gennaio la norma è in vigore, cosa si vuole decidere l'8 gennaio? Ho dei limiti di... Io però di... Vorrei, vorrei anche eh, sottolineare una cosa che secondo me è molto importante. Per ragioni Propagandistiche, di scarsa propaganda, devo dire, si sta facendo questa riforma della prescrizione, per cui di fatto si, si elimina la prescrizione dall'ordinamento, eh, rendendo il cittadino eh, sostanzialmente vittima di un processo, come dicevo, kafkiano, indefinito, infinito. Quando già di fatto è entrata da poco in vigore un'altra riforma, che era una riforma comunque pensata, gli avvocati, alcuni erano. Anche contrari, io devo dire, l'ho guardata in un certo senso, mi sembrava un punto di incontro abbastanza interessante, che era quello della riforma Orlando che è stata effettuata nel 2017. Non dimentichiamo che nel 2017 già l'istituto della prescrizione è stato modificato, perché la prescrizione viene sospesa, con, viene interrotta con eh, la sentenza di primo grado per un anno e mezzo. In appello, quindi c'è un, tempo, un e anno e mezzo Cassazione. di fare il giudizio e poi successivamente nel caso di proposizione di ricorso per Cassazione, per un altro anno e mezzo per il giudizio di Cassazione. Quindi, comunque ci sono altri tre anni ulteriori, oltre a quelli già previsti dalla legge. Tanto per diciamo perché i cittadini tutti ci possano comprendere perfettamente, eh, al di là del nostro giuridicchesa di cui chiaramente non riusciamo a liberarci. Ma i processi a cui pensiamo noi, cioè quelli per un omicidio o quelli per eh, una rapina, eh, quelli che interessano di più i cittadini direttamente, si prescrivono in vent'anni, di questo si tratta, parliamo di vent'anni di processo, certo. dico vent'anni è mezza vita per un uomo sostanzialmente. Poi ci sono dei reati come quelli, per esempio, diciamo, gli omicidi di mafia e altri reati gravissimi che sono imprescrittibili. Quelli per cui la legge prevede la pena dell'ergastolo non si prescrivono mai. Quindi si discute del di nulla, si discute soltanto dell'imbarazzo che avrà il giudicante a trovarsi i processi che arriveranno già prescritti. Allora, quale sarà possibilmente l'effetto assurdo? Innanzitutto l'allungamento dei termini dei procedimentali in violazione delle leggi, delle convenzioni internazionali e della Costituzione italiana. Prima cosa. Già, noi veniamo condannati ripetutamente dalla Corte Europea per l'ondaggio sì. dei procedimenti, la legge Pinto che era stata introdotta su impulso della Corte Europea non serve più a nulla e già la Corte no, di Strasburgo questa, la, la Corte, Corte di Strasburgo Europea. interverrà bypassando la legge Pinto perché sì. verrà considerato un rimedio non effettivo perché legge, le varie Così. finanziarie hanno talmente complicato il sistema di accesso alla legge Pinto che lo rendono di fatto un rimedio ineffettivo quindi la Corte Europea prima o poi prenderà in mano la situazione e dirà questo un rimedio ineffettivo, ne devi fare un altro effettivo. E l'Italia verrà condannata a pagare per le leggi che a se stessa fa, che continuano a vessare il cittadino. Quindi è un paese ormai statocentrico in cui i diritti fondamentali dei singoli non contano assolutamente nulla, in pretesa di una vendetta nei confronti di soggetti che non si sa ancora se siano colpevoli o innocenti. Che si interrompa la prescrizione o che si elimini la prescrizione. No, scusami, la prescrizione. Eh, dico, no. Che a norma della nostra costituzione eh, dovrebbero innocenti. essere innocenti, sì, però dico... sino a sentenze sì. di Ma il ragionamento Invece vengono condannati a vita. Il ragionamento importante che c'è dietro questo legiferare è un ragionamento culturale aberrante. Il ragionamento è se tu in qualche modo sei finito nelle maglie della giustizia, input et tibi è colpa tua sì, diciamo. quindi sostanzialmente non mi interessa se il processo dura di più o di meno l'importante è che tu venga ma, punito diciamo, diciamo che si voleva, questo è il si, concetto si voleva combattere la corruzione ma in questo modo invece si spara su tutti diciamo tra virgolette senza centrare ma già il, realmente il la Versailles la corruzione si comincia a combattere Antico. costruendo un sistema che consente all'amministrazione pubblica di autotutelarsi da questo punto di vista cioè se l'amministrazione pubblica funziona come funziona oggi la corruzione è inevitabile perché ci sarà il soggetto che ha bisogno di raggiungere un obiettivo Senti, e per quali, i tempi quali, della burocrazia non lo raggiunge e allora delle, tende a corrompere ci sono delle, due proposte alternative sempre elaborate forse dal, dal PD che vogliono modificare un pochettino questa norma, ripeto non so come possa avvenire visto e considerato che il primo gennaio entra in vigore, ma secondo voi quale potrebbero essere? La domanda, potrebbe, la risposta potrebbe essere semplice: bloccare questa e lasciare quella che già c'è. No, no, io. Dico però se ci sono delle proposte. Io delle proposte le ho già fatte, le ho anche formalizzate, per quanto mi riguarda, da questo punto di vista. Prima che nascesse questa attività di manipolazione dei cervelli attraverso i media. Con l'incuccamento di notizie Orlando non vere. A no, no, parte dico, la riforma Orlando che già, lasciata... che già non mi vedeva d'accordo di per sé. Ah, già, perché se si vuole affrontare il problema non si affronta in qualche modo mettendo i diritti dei cittadini, restringendo ancora di più tempo, i diritti di Quali potrebbero essere le proposte proprio in relazione a quello La prima proposta che, che io ho fatto già tre anni, fa, ehm. due anni e mezzo fa e lo scritta no, ma dico, anche in relazione a quello che succede In, al in relazione genere. a quello che succede ora, sospendere ovviamente, secondo me, l'entrata in vigore di questa legge e attendere con maggiore serenità e anche con spirito costruttivo che si arrivi ad un pacchetto di modifiche normative che consenta in maniera equilibrata, del, equilibrata riforma, eccetera, di modificare eccetera il funzionamento delle cose attuali, ma il primo elemento è, se si vuole mettere mano a questo in maniera seria e non fittizia, primo, prevedere delle sanzioni nei confronti dei soggetti che non rispettano i tempi entro i quali devono assolvere ad alcune attività. Non è possibile che se un avvocato non deposita la lista testi. Entro i sette giorni no, antecedenti l'udienza quella diventa inammissibile e se io mi tengo un fascicolo per cinque anni dentro un cassetto, questo va bene. Però, Beh, però allora. questo va anche secondo me, perché bisogna mettersi anche nei panni sempre. Io ho imparato, diciamo, facendo questo mestiere della controparte. Io sono, personalmente sono ho anche diciamo. Eh, ha dito la Corte europea proprio per l'inerzia di determinati pubblici ministeri per fare la loro attività, quindi non posso essere sospettato diciamo, di eh, vicinanza culturale con certe prassi. Però è vero anche che, appunto come dicevo poc'anzi, la prescrizione è stessa, è divenuta, era divenuta, se eh, ci sarà o non ci sarà, lo vedremo poi nei prossimi mesi, ma era divenuta proprio un argine anche... Al, eh, uno schema di priorità um, diciamo, che veniva dato al Magistrato per far diciamo, per eliminare le controversie vigendo l'obbligatorietà finta dell'azione penale, le controversie più importanti e mandare diciamo, eh, in qualche modo in prescrizione le altre controversie, quelle minori. Ed è un Quindi oggi pretendere anche che il pubblico ministero rispetti tutti i termini che noi invece avvocati rispettiamo rigorosamente, ma è anche eccessivo perché è chiaro che essendo vigendo l'obbligatorietà, ripeto, finta dell'azione penale, il magistrato non potrà mai esaudire tutti gli obblighi a cui la legge lo costringe. Allora, allora se noi vogliamo riformare molto. la giustizia, la dobbiamo riformare tutta, non partendo soltanto dal, dall'effetto che è quello della prescrizione del reato. Quindi, se bisogna eliminare la prescrizione, bisogna, ci sono dei meccanismi che stanno, si stanno eh, cercando anche di trovare, compensativi di natura processuale, per cui a un certo punto si decade dall'azione processuale ogni, ogni qual volta diciamo, eh, il processo duri più di un certo tempo per fase. Questo potrebbe essere una ma allora a questo punto, è una delle proposte. Ma a questo punto tanto, tanto vale tenerci la vecchia prescrizione Appunto. perché Infatti, devo dire non capisco no, non a quella, cambia, no, non cambia assolutamente, assolutamente nulla. Io secondo invece pre prevederei. prevederei Prevederei un sistema di depenalizzazione o perlomeno di procedibilità acquella per la maggior parte dei reati, eliminando completamente però, le contravensioni. Quando si parla di depenalizzazione, di condoni, di cose. Sì, no, la, no, ma non è un è condono. Si tratta sostanzialmente no, di passare la... da un processo di tipo penale a un, di tipo, un procedimento di tipo amministrativo per la maggior parte dei reati previsti dal codice che sono puniti con la pena dell'ammenda certo. o con la, la pena della multa, eh, quelli, quelli, insomma, per i pecuniari, o comunque bene. La maggior parte dei reati delle contravvenzioni previste dal Codice potrebbero essere tranquillamente trasformati in illeciti amministrativi in modo tale che non si ingombrino le scrivanie dei pubblici ministeri i processi per abusivismo edilizio, per esempio. Sì. Che secondo me, peraltro, su cui la sanzione penale non ha quasi nessuna efficacia, perché sono molto più. Eh, tra l'altro efficace le sanzioni di tipo amministrativo come la confisca o l'eliminazione, la demolizione del manufatto che non la sanzione penale certo. di due mesi che non viene mai attuata. Quindi se si deve discutere di questi temi bisogna discuterne globalmente in maniera sistematica. Il problema è che io francamente, ma questa è una mia opinione personale, non vedo personaggi di statura tale da poter fare una riforma me, del codice. L'ultima allora, per... cosa che volevo dire sì. è questa, che se non si era mai arrivati a questa condizione, il codice rocco che era di matrice fascista fu fatto in epoca fascista. Non è stato mai così liberale così come sta diventando il codice in, con questa riforma che sta attuando il nostro attuale perché, ministro. Perché adesso c'è la piazza, e prima non c'era, che così. E allora ci dobbiamo fermare, però è chiaro che ci dobbiamo rivedere dopo il primo gennaio chiaramente perché dobbiamo vedere cosa succederà. Speriamo che ci sia un intervento tale da bloccare questa norma. Per Portare avanti un'iniziativa diciamo, un molto più Chiaramente, un'eventuale iniziativa a gennaio o a febbraio potrebbe avere un'efficacia retroattiva che eliminerebbe gli effetti deteriori certo. che questa attuale riforma ha provocato. Perfetto, ha provocato. allora io vi ringrazio, ringrazio i telespettatori. Buonasera Grazie a tutti. A